Sapete come chiamano le casette vicino ai santuari? Come Madonna di Castro, questi luoghi così particolari. Ci sono le casette. In Sardegna le chiamano cumbesiasa. E l'origine del nome è lo stesso, è incumbere. Anziché vegliare, dormire, o meglio, come facevano nella preistoria, anziché dormire, vegliano. Se uno deve chiedere una qualche grazia alla Madonna, deve vegliare per giorni e giorni. E inventano la novena. 9 giorni. L'esatto contrario di quello che succedeva in epoca pagana. Quindi io credo che l'altare sia davvero dedicato alla vita. Quante cose funzionavano in quei tempi in questo altare. Non solo come calendario solilunare, ma era un posto sacro per la vita, dove partorivano. E a partorire non era una donna del comune, non era una donna del villaggio, era la moglie o la figlia dello sciamano. E chi nasce all'interno del triangolo? Chi nasce è Dio. Questa è la verità racchiusa in quest'altare.